Benvenuti tutti ragazzi, siamo allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia, dove si affronteranno Juventus contro Lazio. Eccolo qui il tabellone che ci mostra la Coppa e ci mostra le due squadre che entreranno in campo. La squadra capitanata da Biglia, il capitano della Lazio, la squadra di Simone Inzaghi che si è rivelata davvero forte in questo campionato di Serie A, aggiudicandosi questa finale contro una splendida Juventus che mira a conquistare tutte e tre le coppe disponibili con questa Coppa Italia, con la Champions League, la finale di Champions League a Cardiff e naturalmente il campionato in queste ultime giornate, dove tutto sia un po' più complicato, dove la Roma è riuscita a battere i bianconeri e chissà, magari l'altra squadra, naturalmente romana, sto parlando della Lazio, potrebbe battere questa fantastica Juventus. E con le note dell'Inno di Mameli per questa Coppa Italia sono pronto a scendere in campo, ma prima di tutto, tralasciando l'allenatore che viene sempre assegnato alla mia squadra, voglio dirvi che utilizzerò la Lazio, utilizzerò i biancocelesti per affrontare questa Juventus. Il livello come al solito è leggenda e sono davvero entusiasta di aver provato, testato questa Lazio con un portiere che non mi convinceva tanto all'inizio, Stracoscia, preferivo Marchetti, ma sono sicuro che farà una buona figura perché l'ho testato in prove mie private e vi posso dire che è un buon portiere. E allora parte subito con la cronaca questo match con Lichtsteiner, il passaggio per Cuadrado che avanza sulla destra come al solito, la sua fascia preferita. E allora ripartiamo qua con Pjanic, attenzione Pjanic, il tiro e la difesa della Lazio, una difesa a 3 che sta funzionando per il momento. Deviando questo pallone in calcio d'angolo con Cuadrado e Pjanic, bene così Lulic, anzi no, perché riesce ad afferrare questo pallone Barzagli ancora lui, Barzagli titolare questa volta con la difesa 3, anche la Juventus speculare, attenzione la parata di Stracoscia, riguardiamo qui il replay, bellissimo il tiro di Dybala, ma altrettanto bello il tuffo di Stracoscia che va a parare questo pallone. Secondo calcio d'angolo del match, ancora schema tra Pjanic e Cuadrado, bene così ancora la parata, ma non riesce a mantenere il pallone in campo il difensore biancoceleste. Ancora calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo, lo va a battere Dybala, ancora qui in mezzo e qua il colpo di testa, arriva ancora Dybala, attenzione, passaggio raso terra, attenzione la parata ancora di Stracoscia strepitoso in questo inizio match, in questi primi 10 minuti. Pjanic cambia lo schema di gioco, allora la cross in mezzo, ancora non ci posso credere, Stracoscia e l'ennesima parata, un altro calcio d'angolo. Che match ragazzi, tantissimi mi piace per questo match perché sta diventando una partita veramente veramente avvincente. E allora questa volta Marchisio, il numero 8 della Juventus, cerca di avanzare, cerca di trovare un varco, non ci arriva, rimessa laterale per i bianconeri. E allora c'è qui Dybala, il cross e anticipa tutti, questo strepitoso giocatore in porta che si chiama Stracoscia. E allora buttiamola fuori, rimessa laterale, Lazio però in grande difficoltà con una Juventus veramente, veramente asfissiante così, ci sta uccidendo, ci sta strozzando qui in difesa. E allora qua finalmente ripartiamo dal fondo con Stracoscia. Öet sbaglia tutto e allora qua anticipa per l'ennesima volta Stracoscia. Parolo, impostiamo finalmente un'azione d'attacco perché qua è incredibile, la Juventus ha sempre il pallone e questa volta non ci arriva qui Milinkovic-Savic, ma ancora la Juventus a deviare qualsiasi pallone che porto in attacco.
Parolo, il passaggio per Biglia, impostiamo un'azione, non ci arriviamo perché la Juventus anticipa anche questa azione. Basta, il passaggio per Felipe Anderson, occhio immobile, il tiro, la parata di Gigi Buffon. Mamma mia, finalmente la Lazio c'è, calcio d'angolo, colpo di testa, ancora una volta Biglia, e qua anticipa tutto Barzagli che corre ancora tanto, nonostante l'età, ma anticipiamo tutto con il capitano De Vrij per Parolo. Parolo non ci arriva, allora riparte qui la Juventus con Dybala per Cuadrado spalleggia la sfida contro il capitano, fa salire Marchisio, il passaggio per Dybala, Cuadrado di prepotenza, e qua anticipiamo tutto, riparte la Lazio, riparte con Ciro Immobile, attaccante di qualità, attenzione per Felipe Anderson, parata, fotocopia per Gigi Buffon, dove qua Felipe Anderson, riguardiamo il replay, tira un sinistro velenoso, ma ci arriva per l'ennesima volta Gigi Buffon. E allora qua col colpo di testa non ci arriviamo, ma attenzione, calcio di rigore perché viene toccata di mano da Alessandro, e allora potrebbe cambiare tutto, ragazzi. Rigore per la Lazio e c'è Ciro Immobile dal dischetto contro Gigi Buffon, la tiro sulla destra, una bomba per Ciro Immobile che porta in vantaggio la Lazio. Tutti zitti, sotto la curva, va a esultare Ciro Immobile, un'esultanza per la finale, un'esultanza veramente da finale di Coppa Italia. E allora sblocca così il vantaggio dei biancocelesti Ciro Immobile dopo questo rigore un po' capitato per caso per colpa di Alessandro, toccata di mano nel calcio d'angolo, e allora così si va avanti con questo 1-0 della Lazio. Ribatte questo calcio d'inizio, che però non è d'inizio, però in ogni caso comunque riparte Dybala e riparte anche Alessandro. Higuain è il passaggio per Dybala, un Higuain piuttosto chiuso dai difensori della Lazio, trova molta difficoltà a mio parere a salire, ad entrare in area di rigore, a differenza di un Dybala che continua a sfornare palloni, ma soprattutto anche tiri interessanti. Attenzione, Parolo, la parata di Buffon. Cosa si è mangiato Parolo? L'ennesimo calcio d'angolo, ribaltone della Lazio, c'era solo la Juventus, ora c'è solo la Lazio. Questa volta però sono stato io ed è colpa mia, perché il fallo è da parte della Lazio. Riparte qua la Juventus, riparte dalla difesa con Claudio Marchisio che avanza con il pallone, il passaggio per Cuadrado, fa salire Rich Steiner e Cuadrado non si vedevano da non so quanto, tutti e due in campo assieme, però si prova, qui la Juventus ha voluto a mio parere esagerare, però in ogni caso è sempre una squadra fortissima. E qua sbaglia il passaggio, colpo di testa, anticipa, qua si è fatto male Cuadrado, probabile, non lo so. Comunque con Felipe Anderson cerco di avanzare con il pallone, non ci arriva il cross, ma ancora in possesso palla Felipe Anderson per Milinkovic-Savic, colpo di tacco, riesce a mantenere il pallone alla Lazio, ma c'è questo calcio di punizione che tento di calciare subito. E allora Felipe Anderson, il passaggio per Basta, si allunga il pallone, cerco il cross in mezzo, Basta, il colpo di testa viene deviato, e ancora calcio d'angolo. Quanta roba questa Lazio, quanta roba, calcio che non arriva. Volevo colpirla con il piede, anticipo di testa, ma ripartiamo dal fondo con Milinkovic-Savic per Dusan Basta, il passaggio qui, un varco che non c'è con Immobile, cerca di passare ma la difesa è compatta, quella della Juventus, benissimo davvero come anticipa questo pallone dai piedi degli attaccanti bianconeri. Allora riparte ancora qui la Juventus con Dybala, imposta questa azione Cuadrado cerca di tirare di poco a lato ed è stato un azzardo da parte di Cuadrado, ma in ogni caso la Juve ci prova ad arrivare al pareggio. E allora qui con Lulic
Lulic, bene così, l'uno contro uno, scavalca l'uomo, il passaggio per Parolo, vedo sbucare dalla sinistra, Ciro Immobile il cross in mezzo, non ci arriva, ma ancora lui è in possesso palla, Ciro Immobile dentro l'area di rigore, cade, ma non è rigore. Milinkovic, Savic, e qua ci mette una pezza Chiellini e finisce qua il primo tempo con una Lazio in vantaggio. Fine primo tempo, solo Lazio, a mio parere solo Lazio. Entra Asamoah, esce Pjanic, un cambio che sinceramente non mi aspettavo. In ogni caso, sinceramente, meglio Asamoah che Pjanic in campo. Mi trovo un po' più sereno con le punizioni. Basta, Dusan Basta, cerco di avvicinarmi all'area di rigore, calcio, questo cross, il calcio piazzato non lo era. Stavo dicendo calcio piazzato, ma era un cross. E qua, peccato, perché se ci arrivava qualcuno poteva essere interessante l'azione della Lazio. E allora, cosa vi posso dire, ragazzi? Io sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate di questa finale di Coppa Italia, finale che si giocherà questa sera. Sono curioso di scoprire il vostro pronostico. Cosa ne dite? La Juventus riuscirà a fare il triplete, ma soprattutto riuscirà questa sera ad affrontare la Lazio battendola in questa finale di Coppa Italia, oppure no? Vincerà la Lazio di Simone Inzaghi? Chissà, in ogni caso, questa è una bella azione. Attenzione, mamma mia, Biglia, quasi vicino alla rete del 2-0. Claudio Marchisio becca un giallo. Claudio Marchisio, che non chiedetemi come sia possibile, ma ha la fascia di capitano in questa partita. Il PC ha scelto di assegnargli la fascia di capitano, non chiedetemi come mai. In ogni caso, noi ripartiamo con Felipe Anderson, il passaggio per Ciro Immobile, non ci arriva, spalleggia qua Asamoah, però perde il pallone, quindi siamo pari, 1-1 pari. Occhio, Milinkovic Savic per Basta, ancora scavalca, ancora per l'ennesima volta Alexandro, però non ci arriva qui il nostro attaccante. Allora riparte la Juventus, contropiede dei bianconeri con Quadrado, il passaggio per Dybala è libero, attenzione, il passaggio in mezzo raso terra e riusciamo a salvare tutto. Ripartiamo con Milinkovic Savic, ancora lui, il passaggio per Felipe Anderson, ci arriva Milinkovic Savic per Felipe Anderson, 1-2 con Immobile, ancora Felipe Anderson in area di rigore, Felipe Anderson, il passaggio per Immobile, e qua ragazzi, si andava via questo pallone qui con Immobile. Che azione! E qua che scivolata! Ancora pallone per la Lazio! Che partita, ragazzi! E qua ci vogliono davvero tantissimi like per questo match. Lulic, cross in mezzo! Ancora Lulic, colpo di testa per Felipe Anderson! Mamma mia, non ci arriva, basta! E qua in controbalzo ancora Milinkovic Savic per Parolo, bellissimo questo passaggio filtrante, poteva essere davvero davvero pericoloso. E allora qua tocca alla Juve, e ragazzi, prima di lasciargli il pallone decido di cambiare Felipe Anderson, voglio mettere all'interno Keita. Tra l'altro Keita, un giocatore nelle mire della Juventus, un giocatore che appunto vuole essere acquistato dalla Juve, forse magari per inserirlo come papabile pedina, non di scambio, ma come sostituto magari di Piazza, ruolo identico per entrambi, come ala sinistra. Magari una Juventus che potrebbe sostituire qualche giocatore, non lo so, in ogni caso magari scrivetemelo qui sotto cosa ne pensate, ma soprattutto voglio il vostro pronostico! Juve pericolosa con Alexandro, ma tranquilli, siamo al 70° minuto di gioco e la Lazio è ancora in vantaggio, nelle mie mani, nel mio joystick. E allora, con Basta, il passaggio per Ciro Immobile, 1-2 con Basta che non ci arriva, viene spalleggiato e perde questa occasione. E allora ancora la Juventus con Khedira, attenzione Higuain,
Higuain per Khedira, il passaggio per Paulo Dybala. Dybala ancora lui per Cuadrado, ancora la Juventus cerca il pareggio disperatamente. E allora con Ødet, come cavolo si chiama? Ødet, come cavolo lo chiamate? In ogni caso, molti di voi mi dicono sbaglio la pronuncia. Vabbè ragazzi, mi dispiace, non è colpa mia, non ci posso credere. Mi distraggo un attimo. E mi segna Cuadrado col suo balletto. 76esimo minuto di gioco, la Juventus pareggia i conti con Cuadrado. Riguardiamo qui il replay. A mio parere qua potevo fare davvero molto meglio, con una spazzata a livello difensivo con i miei difensori centrali. Non ci sono riuscito. Ne approfitta Cuadrado per pareggiare i conti con uno stracoscia che è stato davvero insuperabile, ma in questa occasione niente da fare. Segna la Juve, che riparte dalla difesa con Barzagli, cerco di avvicinarmi con Keita, pressando stretto il giocatore della Juventus. Come succede qua con Biglia? Allora riparte qua la Juve con Dybala, Samoah, possesso palla, riesce a prendere il pallone Milinkovic-Savic, anzi no, ancora Samoah, sfida tra i due centrocampisti. Ancora una volta Milinkovic-Savic per Parolo, il passaggio laterale qua per Basta, avanza con il pallone, palla al piede, Basta, ancora lui, e avanza in campo, anche Ciro Immobile, il passaggio per Keita, mamma mia, Milinkovic-Savic, paratone di Gigi Buffon, calcio d'angolo. Si rifugiano tutti in difesa, si rifugia la Juventus, ma c'è ancora Biglia che va a passare questo pallone a Ciro Immobile, il passaggio per Parolo per Keita, e Keita, attenzione, la rete, finta in attacco, perché il passaggio poteva essere tranquillamente per Parolo con Keita che saliva, poteva fare l'1-2, ma Parolo chiude la visuale ai difensori, ma soprattutto la visuale a Buffon. Arriva Sergei Milinkovic-Savic, che porta in vantaggio la Lazio allo scadere, diciamo alla fine della partita, perché siamo all'86esimo minuto di gioco. E allora la Lazio passa in vantaggio, la Juventus sta per vedere sfumare il triplete, e la rabbia negli occhi di Allegri sarà veramente infuocata, secondo me. E allora riparte qua la Juventus con Higuain. Non è ancora finita. Milinkovic-Savic per Ciro Immobile, bello il passaggio ad avanzare per Keita, Balde, non ci arriva Bonucci, mamma mia Bonucci, quanto è forte Bonucci. E ancora la Juventus, e ancora con Barzagli addirittura arrivato in attacco. Barzagli cerca di spalleggiare, il tiro di Barzagli, quasi vicino alla porta Barzagli, il tiro della disperazione Juventus, che tra l'altro ha fatto 10 tiri in porta, 10 tiri veramente, veramente pericolosissimi. Entra Mandzukic, esce Higuain, spazzata, Milinkovic-Savic, il passaggio per Parolo, avanza Biglia, anzi no, ancora la Juventus, ma termina, no! Non è ancora terminata. Allora facciamo questo passaggio, un cross per Ødet, e allora termina qui il match. Vince la Lazio. E ragazzi, lo so, magari sarà banale per tutti voi, magari sarete qui a dirmi non è possibile, ogni partita che giochi vinci con la squadra che utilizzi. Lo so ragazzi, però in ogni caso non mi sembra così infattibile questa vittoria della Lazio questa sera, anzi in partita secca se la gioca alla grande, magari andata e ritorno vedo una Juventus vittoriosa contro una squadra come la Lazio, ma nella partita secca attenzione, perché potrebbe dire la sua opinione.
Del resto voglio sapere la vostra di opinione, intanto che alza la coppa al cielo il capitano Biglia. Voglio ricordarvi che vi aspetto nella pagina Facebook Pquadro, scrivete Pquadro Official su Facebook, lasciate un bel like. Se volete anche essere salutati, scrivetemi, io sto con Pquadro nella pagina Facebook e vi inserirò all'interno di un episodio della carriera allenatore YouTubers. Vi aspetto anche su Instagram, nel mio Instagram bubu-dj, followatemi anche lì. Ragazzi, la partita è terminata, ha vinto la Lazio. Chissà come andrà nella realtà. Ciao!